partiti. Veloci gli ultimi due ad entrare, ovvero Holy Japan Emperor e l'MLTM, seguiti da Auso e Gypsy Biker, poi Buonaccorsi e Elanger. Leggermente più arretrati gli altri tre per una prima parte piuttosto rapida, che vede sempre in corda Holy Japan Emperor sotto la duplice minaccia di l'MLTM e Gypsy Biker, con il grigio che lascia passare l'MLTM che in giubba rosa è a sua volta insidiato da Gypsy Biker. Al quarto posto Auso con il cap giallo, poi ancora il dormegliano Buonaccorsi, il favorito su Elanger, City Hunter, King Nelson e Beso. Un gruppo piuttosto allungato quello che affronta la curva, tutti dietro all'MLTM che prova a graduare ma Gypsy Biker non gli dà respiro, al terzo Holy Japan Emperor che si vede affiancato da Auso con Buonaccorsi che è veloce a prendere le mosse. Il quartetto che segue vede all'interno Elanger, al suo fianco King Nelson in giubba giallo-nera, City Hunter e a largo Beso. Passato a paletto dei 600, sono sempre le prese l'MLTM Gypsy Biker, Holy Japan Emperor che è rapido a prendere lo spazio tra i due, poi Beso in quarta corsia, Buonaccorsi in quinta e gli altri quattro più arretrati. Holy Japan Emperor che è 400 è passato in vantaggio sui due contendenti, ma deve fare i conti con Auso e con Buonaccorsi che scattano al largo, poi Beso che prova il recupero. All'ultimo furlong, Auso e Buonaccorsi che ci provano su Holy Japan Emperor che è ancora in piena spinta, gli altri fuori dai giochi, Holy Japan Emperor in vantaggio e allunga. Su Auso e Buonaccorsi, Holy Japan Emperor che viene a concludere. Quarto e secondo posto di fila per Auso, poi Buonaccorsi, Beso, City Hunter, Gypsy Biker. Holy Japan Emperor colpisce Federico Bossa per la scuderia Zen ai colori. Il signor Marcialis al training.